tante ricostruzioni, dichiarazioni sul tema del nuovo ospedale, sulla necessità che l'idea di secondo livello del Goretti sia sempre di più un punto di eccellenza, che venga rafforzato nella capacità di erogare servizi e prestazioni. Io vorrei chiarire e ribadire come la mozione che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità abbia me e Enrico come primi firmatari, che l'abbiamo presentata noi, che il progetto del nuovo ospedale di Latina era già nelle linee strategiche del 2010-2012 della regione, che si individuava anche il progetto di finanza come uno strumento possibile, ma oggi abbiamo, con l'uscita dal commissariamento, la possibilità di utilizzare risorse sull'edilizia sanitaria e quindi poter in qualche modo lavorare a far sì che questo progetto, certamente a medio raggio, a livello temporale, possa prendere corpo. Nello stesso tempo però non dobbiamo dimenticare la necessità degli interventi su Goretti, perché oggi Goretti è l'idea di secondo livello in questa provincia e abbiamo delle risorse appostate sugli interventi che saranno eseguiti in breve sul pronto soccorso, sull'allargamento della struttura. Io credo che mentre pensiamo alla nuova struttura dobbiamo assolutamente preoccuparci del fatto che il Goretti oggi ha bisogno di questi interventi e sono stati assolutamente amministrativamente preparati, ed oggi noi abbiamo bisogno che questi interventi ci siano velocemente, perché c'è una necessità operativa molto forte.